Buongiorno a tutti gli amici di Facebook. Il percorso di avvicinamento all'appuntamento con Cibo So Good prosegue oggi con una puntata di Io riparto da qui, dedicata alle attrazioni ambientali, storiche e agroalimentari dell'Appennino molisano. Come noto, la campagna Io riparto da qui prevede una serie di iniziative per la promozione delle aree interne, in particolare quelle appenniniche, attraverso la loro storia, le tradizioni, la cultura e la gastronomia. Le nostre dirette vanno in onda ogni giovedì e ciascuna puntata riguarda un diverso comprensorio dei Monti Appennini. Il protagonista odierno, l'Appennino molisano, offre innumerevoli occasioni di svago e arricchimento, senza dimenticare le soste golose per gustare le squisite specialità della produzione agroalimentare ed enologica locale. Procediamo ora con la presentazione degli ospiti. Vincenzo Cotugno, assessore al turismo della Regione Molise. Luciano Sammarone, direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio Molise. Manuela Cardarelli, presidente di Legambiente Molise. Nicola Pavone, del Servizio di Politiche Culturali e Promozione Turistica del Molise. Nicola Di Niro, direttore di Moligal. Pasquale Di Lena, esperto di enogastronomia, Emilio Pesino, presidente del Parco regionale dell'Ulivo di Venafro e Mauro Bonello, responsabile marketing di Molise Food. Ma andiamo con il primo ospite, ma prima di lui vorrei presentarvi il video della Regione Molise. A te regia. Assessore Cotugno, il Molise è una regione ricca di valori storici e sociali, segnata dagli Appennini. Quali sono i progetti che avete in essere per promuovere e valorizzare un turismo di cultura, ma anche legato alla natura e alla gastronomia della tradizione? A lei la parola. Intanto buongiorno a tutti, grazie per l'invito, complimenti per la trasmissione. La Regione Molise esce fuori da un periodo, un lungo periodo, dove il turismo e la cultura sono stati elementi anche un po' sottovalutati dall'amministrazione regionale. Da 2 anni questo governo regionale ha inteso invece vedere nel turismo un asse portante, determinante proprio per lo sviluppo della nostra regione e dei nostri territori, per cui ci sta investendo molto. 2 anni di lavoro intenso sul territorio con il piano strategico del turismo che ci ha portato alla ribalta nazionale e internazionale. Siamo stati ospiti d'onore al NIAP nel 2019 a Washington. E abbiamo avuto le prime pagine di Repubblica, di Corriere della Sera, ma soprattutto del New York Times, che ci ha messo come terza località da visitare nel 2020 in Italia, 37esimo posto a livello mondiale, che ci ha fatto balzare agli onori della cronaca. E avevamo ipotizzato veramente di cominciare ad avere dei grandi frutti nel 2020 per la nostra regione. Poi è arrivato il Covid-19 che purtroppo ha limitato un po' tutti i nostri piani, anche se dobbiamo essere abbastanza contenti e soddisfatti dei risultati che stiamo registrando in questi giorni, con un sold out in tutte le nostre località marine ma anche montane, per i nostri borghi storici, per i nostri paesaggi, e
dove registriamo un grande afflusso di quel turismo domestico italiano proveniente da tutte le parti delle regioni limitrofe e non solo quelle limitrofe. Per cui stiamo recuperando, io dico alla grande, una stagione che vedevamo abbastanza compromessa grazie a un gioco di squadra del governo regionale, di questo assessorato, ma anche del territorio, delle amministrazioni locali, degli stakeholder e delle associazioni locali. La nostra storia, la cultura, le tradizioni del nostro territorio fanno un tutt'uno con una regione dei cammini, una regione dei borghi, una regione con un patrimonio enogastronomico, ma anche storico, archeologico, tutto da scoprire. Lo stiamo promuovendo e a settembre partiremo con altre iniziative che porteranno la regione Molise in questo settore alla ribalta nazionale e internazionale. Noi ci crediamo, siamo convinti che siamo sulla strada buona, i risultati arrivano, si vedono, per cui ci danno conforto per il lavoro che stiamo facendo. Grazie, Assessore, delle sue parole. Le voglio chiedere, noi chiaramente in questa trasmissione facciamo il tifo per gli Appennini, naturalmente. Le chiedo se vuole darci due mete così per l'estate 2020 per le migliaia di turisti che verranno in Molise, così anche un auspicio di buona vacanza, diciamo così. Grazie. Noi abbiamo l'invito ovviamente a tutti a visitare il nostro Molise, le nostre montagne da Campitello Matese ai nostri borghi storici, Agnone, Capracotta, paesaggi straordinariamente belli che sono ricchi di cammino. Ma noi abbiamo il Pratturo, abbiamo la Transumanza che è diventato patrimonio dell'UNESCO ed è uno dei nostri assi principali proprio per sviluppare quel turismo verde, quel turismo lento ma soprattutto esperienziale di cui le nostre aree interne sono estremamente ricche. La ringrazio delle sue parole e proprio anche queste parole di auspicio per queste vacanze verdi slow che il Molise garantisce. E parlando bene, sempre di... Dica pure. Nella nostra regione come ospiti, quindi buone vacanze a tutte e buon lavoro per voi. La ringrazio molto. Sempre in tema di vacanze verdi, passiamo ora a un amico quasi della nostra trasmissione, Luciano Sammarone. Ma prima, anzi, benvenuto Luciano. Prima però preghiamo la regia di mandare in onda il video sul Parco Nazionale. A te regia. Un video pieno di biodiversità che è veramente uno spot pubblicitario incredibile. Tu, Luciano, sai cosa mandare in onda, già capito?
Ma veniamo alla domanda. Il Parco d'Abruzzo Lassi e Molise offre un'ampia scelta di percorsi e ambienti naturali. Quali sono le iniziative in programma per valorizzare aree di grande importanza come la Valle del Volturno, l'area di Capracotta, la riserva naturale di Colle Melluccio, Monti di Mezzo e il comprensorio del Matese? A te la parola. Buongiorno a tutti, grazie dell'ennesimo invito e grazie ovviamente ai tanti amici molisani. Lei ha detto come dire, ha fatto riferimento a diverse aree protette e questo è un punto di forza fondamentale, cioè la rete delle aree protette che sono presenti nella regione Molise. La più grande ovviamente è il Parco Nazionale d'Abruzzo che è Lazio e Molise, che in territorio molisano ha un circa 10%, un po' meno del 10% dei nostri 51.000 ettari. E le iniziative che noi abbiamo, come dire, messo a disposizione sono un po' quelle tradizionali, solite, ovvero la rete dei sentieri, la presenza di guide qualificate, personale qualificato per accompagnare gli ospiti, turisti, visitatori in escursione. Ma proprio in questa settimana e la prossima stiamo dando seguito a due cose molto importanti. Riaprirà sabato prossimo il Museo della Zampogna di Scapoli, che è uno dei cinque comuni molisani del nostro territorio. Scapoli, ricordo, Filignano, Castel San Vincenzo, Rocchetta al Volturno e Pizzone, cinque comuni arroccati sulle Mainarde molisane. E tutti bellissimi, ognuno con un aspetto particolare. Quindi, sabato, come dire, personale del Parco Nazionale, insieme a una personale anche dell'amministrazione comunale, ridaremo forza a questa realtà bellissima, che ovviamente la storia e la tradizione, ma c'è anche tanto di innovazione. E la settimana prossima, dovremo riuscire a riaprire un altro piccolo gioiello che c'è in quella zona, che è il Museo Oscar Caporaso di Castel San Vincenzo, e lo faremo anche con una circostanza particolare perché con il Conservatorio di Campobasso abbiamo organizzato un concerto presso l'Abbazia di San Vincenzo a Volturno, che è un gioiellino architettonico veramente molto particolare, che è posto nei pressi, uno come dire, dei giacimenti della nostra regione, giacimenti in termini di reperti archeologici, c'è tutto il sito di San Vincenzo a Volturno che richiede per guardarlo bene, per apprezzarlo bene, forse 2 giorni di visita, uno non basta. E queste appunto sono alcune delle iniziative. Oltre a queste, non avendo potuto svolgere per ragioni di Covid tradizionali campi di volontariato che fino all'anno scorso si sono svolti anche in Molise, quest'anno abbiamo deciso di destinare delle risorse a creare dei laboratori di educazione ambientale che con personale qualificato che abbiamo contrattualizzato faremo nei vari comuni, in tutto il territorio ovviamente del parco, quindi nei 24 comuni più qualcuno esterno, e che nel territorio molisano saranno seguiti da gruppi, da 2 persone molto brave. Li stiamo ovviamente raccordando con i sindaci, con i comuni, le strutture qualificate presenti sul territorio, e questo ovviamente per, come dire, offrire anche un messaggio qualificato di quella che è l'offerta, la fruizione, anche il modo di andare in montagna e soprattutto del corretto modo di rapportarsi con la fauna selvatica ricchissima e bellissima, a iniziare dall'orso bruno marsicano. Pronto? Una cosa così in diretta. Alcuni amici di Facebook ci hanno chiesto qual è il livello, diciamo, di recettività della zona dei comuni del parco. Ci puoi dare qualche notizia, anche perché probabilmente Questa, vogliono venire in vacanza lì? allora, nei comuni del parco del versante molisano la ricettività non è altissima, non abbiamo, credo che siamo nell'ordine delle poche decine di posti letto, che sono paesini molto piccoli, però immediatamente fuori, cioè a un quarto d'ora, a 20 minuti di distanza dal territorio del parco e dai territori del Volturno, quindi nei comuni subito limitrofi, c'è una buona ricettività. Attività. Questo sia usufruendo di funziona per chi fosse innamorato del campeggio, cioè il campeggio di Castel San Vincenzo sul lago, un lago artificiale ma molto bello, a
altrimenti ci sono dei piccoli B&B che funzionano, qualche struttura alberghiera, ma ripeto, se si cerca nei comuni del parco la ricettività è abbastanza limitata e credo che sia già, come dire, siamo già tutto esaurito, però subito fuori, ma parliamo veramente di pochi minuti di macchina, da Venafro, che è uno dei centri più grandi, da Isernia, per arrivare al parco ci vuole un quarto d'ora, 20 minuti di macchina, che non sono assolutamente tantissimi, quindi è, come dire, lo spostamento è come se uno, che ne so, sta nel parco delle Cinque Terre, deve prendere il trenino per andare da un paesino all'altro, diciamo, certo. Nell'ordine dei pochi minuti. Bene, ti ringrazio delle informazioni che ci hai dato. Posso rubare ancora un minuto per dire, certo, una cosa importante, chiedo perdono, che è un'informazione, come dire, di servizio. Anche quest'anno abbiamo adottato un provvedimento particolare di, come dire, regolamentazione degli accessi ad un sentiero soltanto. La rete dei sentieri nel parco è vastissima, abbiamo circa 140 sentieri e complessivamente oltre 750 chilometri, ma c'è un tratto che è quello che va, gli appassionati lo sanno, dal Passo dei Monaci alla cima di Montemeta. Anche quest'anno c'è la limitazione, la regolamentazione, quel tratto di sentiero in una, diciamo, tutti quanti lo possono fare solo ed esclusivamente se accompagnati da una guida. Sul nostro sito è reperibile dove fare le prenotazioni, e questo per una ragione particolare, perché quella è un'area molto frequentata dal camoscio appenninico e ovviamente ha flussi numerosi di stufa alla popolazione, quindi è un provvedimento che ormai va avanti da tantissimo, certo, tempo, quindi approfitto del vostro canale, certo, per dare queste informazioni di servizio. Anzi, se vuoi anche fornire ai nostri ascoltatori l'indirizzo del parco, del sito, puoi anche darlo naturalmente. www.parcoabruzzo.it. Guarda, meglio di così non possiamo fare allora. Grazie, grazie davvero. Ti ringrazio ancora e verrò a trovarti presto. Grazie ancora. Bene, abbiamo parlato di ambiente incontaminato, veramente della natura. Passiamo ora a Manuela Cardarelli, presidente di Lega Ambiente Molise, alla quale chiedo come si concretizza l'impegno di Lega Ambiente per il recupero e la valorizzazione dell'Appennino molisano. A te la parola. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito di questa bella iniziativa. Beh, sicuramente la Lega Ambiente da anni sta lavorando al fine di poter tutelare l'Appennino molisano, sia dalla volontà di istituire il Parco Nazionale del Matese per tutelare quel massiccio che veniva tutelato solo in una minima parte, cioè era ovvero solo quello campano, perché era presente ed è presente solo un parco regionale. È stato istituito un Parco Nazionale del Matese con la legge ultima del 2016 e il nostro lavoro di profilazione, insomma di volontà del far capire che quel territorio è importante, nasce sin da 35 anni fa, sin dal 2014, dal dicembre 2014 con gli stati generali del Matese abbiamo provato a riportare l'idea di un parco nazionale del Matese così come gli stati generali del 2019. Facciamo parecchie campagne al fine di poter valorizzare quel territorio, da piccola grande Italia che coniuga tradizioni, cultura e enogastronomia, un po' come il video che abbiamo visto all'inizio, quello di turismo e cultura, e come Goletta dei Laghi, che si terrà anche il 1 agosto proprio sul Parco del Matese, sul Lago del Matese, a seguito di una escursione che vede protagonisti chi vorrà partecipare e gli attivisti Lega Ambiente, che partirà da Campitello Matese, quindi dal lato molisano, fino ad arrivare al lato campano. Un po' l'idea, la seconda edizione, un po' l'idea è quella di coniugare, di unire i due versanti, quello molisano e quello campano, al fine di poter costituire un unico parco, un unico essere, insomma quella montagna non deve essere divisa da limiti geografici, ma piuttosto deve essere unita per tutelare la biodiversità del luogo. Volevo ricordare che in Molise esistono decine di prodotti tipici, si inizierà a parlare dopo anche di questo, ma esistono questi grazie anche alla tutela del territorio, la tutela dell'ambiente dello stesso territorio. Se noi vogliamo bene al nostro territorio e lo tuteliamo nel miglior modo possibile, sicuramente il prodotto tipico diventerà sempre più di nicchia
e più avrà un valore molto molto più elevato. Il Parco del Matese potrebbe portare anche ad una valorizzazione dei prodotti tipici del posto, perché ovviamente è ricco di biodiversità e di non solo vegetale, quindi ambientale, ma anche naturale e animale. Un'altra considerazione che vorrei fare sul parco è un po' quella dell'Appennino e anche un po' la parte di Castel del Giudice. Prendiamolo come esempio perché è un piccolo paese che è riuscito dal loro piccolo a valorizzare in 300 abitanti, è riuscito a valorizzare quelle che sono le loro risorse e a trarre anche dei benefici. Vi ricordo le mele, che comunque è una zona dell'Alto Molise che riesce a fare, insomma, non solo un'azienda, una piccola azienda, ma a valorizzare anche il suo prodotto, che è quello delle mele, per esempio, che prima non c'era e oggi l'hanno invece ripristinato come l'RSA, perché c'era bisogno della tutela degli anziani, della piccola parte. Non da ultimo, l'ultimo progetto, che è quello di un apiario di comunità, ovvero la possibilità di gestire queste piccole api, questi piccoli animaletti, che comunque non solo danno tutela all'ambiente, ma nello stesso tempo c'è anche una produzione di miele di altissima qualità, grazie anche alla qualità dell'aria, che comunque bisogna sostenerlo, miele, come miele. Ne ha parlato anche prima San Marone. Ti ringrazio, Manuela, perché hai fatto un intervento molto pragmatico e molto diretto. Mi piace che hai parlato di prodotti, di valorizzazione, quindi l'ambiente non è solo qualcosa di così di aereo, ma è bello calarlo nelle realtà economiche, quindi tu l'hai fatto, quindi questa è una cosa abbastanza, direi, molto importante. Beh, forse aggiungo solo l'ultima cosa, forse i molisani hanno bisogno di essere spronati molto più sul tema del marketing del prodotto tipico. Vediamo che le regioni limitrofe riescono a fare, non so, del pane di Altamura della Puglia, per non andare troppo lontano, piuttosto che della pasta di Gragnano, un'eccellenza particolare. Noi abbiamo tante eccellenze, penso ai funghi, per esempio al tartufo o ritornando al miele, sono eccellenze molisane che non dobbiamo perdere, in realtà dobbiamo valorizzarle, quindi accostarle al territorio, all'aria pulita del territorio, ma nello stesso tempo crearci un marketing sul prodotto, che comunque non abbiamo nulla da nascondere da rispetto agli altri, insomma. Tu hai parlato di prodotti certamente molto importanti, ma ci sono anche delle piccole nicchie, tipo la cipolla di Isernia, il centofoglie, che è una scatola molto particolare che meriterebbe casomai un intervento di valorizzazione. Voi casomai ne parliamo con il dottor Pavone, che sarà il nostro successivo ospite. Pomodoro di Montagano. Il pomodoro di Montagano anche, che è comunque ben conosciuto. Quale, ripeti per favore, scusa? Pomodoro di Montagano. Ah, di Montagano. Sì, stanno facendo un'ottima valorizzazione, cioè stanno provando a valorizzarlo in maniera particolare, diciamo che sta nascendo questa, perché è un prodotto in realtà locale che viene conosciuto da pochi, ma so per certo che, insomma, stanno cercando di valorizzarlo e di porre un'attenzione maggiore a questo prodotto. Scusa Manuela, questo pomodoro, questa solanace, è un pomodoro da crudo oppure da salsa? Tu sappia. È un pomodoro da salsa. Salsa. Okay. Niente, ti ringrazio intanto per il tuo intervento. Quindi andiamo avanti. Il nostro ospite successivo è Nicola Pavone, che ringrazio anche per l'aiuto che ci ha dato per l'organizzazione di questa bella, finora ben riuscita, trasmissione. Nicola Pavone è del Servizio di Politiche Culturali e Promozione Turistica della Regione Molise. Nicola, il Molise è un territorio ricco di storia, cultura, ma anche spiritualità. Quali sono i principali strumenti per promuovere e valorizzare l'offerta turistica, in particolare quella legata ai cammini slow, le ciclovie e i percorsi della fede? A te la parola. Buongiorno, grazie. Grazie a voi per questa preziosa opportunità che ci state dando di poter comunicare, di poter informare delle nostre iniziative e peculiarità un po' tutto il territorio nazionale. Mi occuperò appunto di questo tema, riferendo soprattutto che in tema di mobilità lenta, quello che lei ha citato, dobbiamo citare in primo luogo
la rete dei tratturi che ha in qualche modo già segnalato l'assessore, che in Molise hanno una particolare consistenza di circa 400 chilometri e la peculiarità di essere ancora una rete intatta per gran parte dello sviluppo tra tratturi principali e tratturelli, e a cui è legato chiaramente la via di comunicazione che già dai tempi ancora precedenti ai Sanniti, ai Romani, costituiva, diciamo, la rete di comunicazione per la transumanza. Transumanza che, come di cui ne parlerà sicuramente Nicola Di Niro dopo il mio intervento, è una pratica che è stata portata all'attenzione dell'UNESCO, tant'è che l'ha dichiarata appunto di alto valore per l'umanità. In tema di percorsi religiosi, percorsi della fede, la Regione Molise già dal 2012 ha avviato questa attività, diciamo, di realizzazione, di sensibilizzazione in regione dei percorsi religiosi o comunque della fede, individuando fin dall'inizio i primi due percorsi: il cammino dell'acqua, che appunto va dal santuario di Castelpetroso al santuario di Cerce Maggiore per una lunghezza di circa 45 chilometri, e il cammino dell'anima, che da Sant'Elia a Pianisi, dal comune di Sant'Elia a Pianisi, raggiunge il santuario della Madonna del Canneto in agro di Roccavivara, aderendo a un'iniziativa forte a livello nazionale europeo, che è appunto la rete dei cammini d'Europa. A valle di questa prima adesione, di questa prima diciamo attività, ha avviato appunto la realizzazione di questi due cammini, ma partendo da una ricognizione dei tracciati, ma soprattutto in una fase, come dire, di governance, con il coinvolgimento dei comuni, degli attori del territorio, quindi comuni che vengono attraversati dai cammini, associazioni culturali, associazioni di promozione turistica, associazioni ambientali. Abbiamo messo insieme tutti i potenziali soggetti gestori o comunque diciamo interessati allo sviluppo e alla funzione e all'animazione dei cammini. I lavori sono iniziati nel 2016, si sono conclusi nel 2018. Sostanzialmente abbiamo realizzato per intero il primo cammino, quindi dotandolo di opportuna segnaletica e informativa turistica e ricettiva, perché chiaramente abbiamo mappato tutte le presenze, tutte le emergenze presenti, diciamo, nell'area dei due cammini, e abbiamo realizzato una buona metà del secondo cammino. Siamo in questa fase, proprio in queste settimane, predisponendo gli atti per poter completare anche il secondo cammino. Sono chiaramente, è difficile in qualche modo anche la gestione, perché sono cammini che in qualche modo percorrono e si, diciamo, si intersecano con la rete dei tratturi, in qualche modo, in qualche tratto vengono anche si identificano con la stessa rete, ma quindi sono cammini naturali che in qualche modo poi vengono interessati dalla vegetazione, per cui c'è una continua attività di manutenzione da parte dei comuni, da parte della regione, che per tenere in efficienza questi percorsi. Sulla scia, diciamo, ecco, per quanto riguarda il cammino dell'acqua, è inserito nel sito di Cammini d'Europa. Abbiamo realizzato anche una mappa, diciamo, di tematiche di dettaglio, ed è diciamo, la mappa digitale è anche inserita, diciamo, è stata pubblicata anche sul sito istituzionale del www.visitmolise.eu, che è il nostro sito, diciamo, principale. Sulla scia di questa iniziativa, nel 2016 la Regione ha voluto intensificare questa strategia dei cammini, perché appunto l'idea, come diceva l'assessore, è di una regione dei cammini, e ha individuato ben sei cammini, oltre a questi due che ho citato, appunto la via Francigena del Sud, la via di San Francesco Caracciolo, la via di San Francesco e la via della Perdonanza, quindi investendo ancora di più su questa strategia dei cammini. Chiaramente è diciamo, una integrazione di tutta la rete anche dei sentieri presenti in Molise, lo diceva il direttore del parco, ma c'è anche la sentieristica del CAI, che diciamo, non è da meno, e che sicuramente si integrano per offrire, diciamo, un pacchetto di percorsi al turista.
La via Francigena l'abbiamo appena avviata con la fase di ricognizione, di georeferenzazione e di valutazione del percorso, in modo da poter in ottobre acquisire, diciamo, i prodotti di questo, di questa attività di campagna e poter, diciamo, predisporre anche qui gli atti per l'avvio della realizzazione, così da completare anche la via Francigena Sud aderendo a questo progetto. Infine, per quanto riguarda il tema delle ciclovie, non abbiamo purtroppo in Molise ancora una presenza significativa di ciclovie, ma abbiamo un'iniziativa forte che è stata supportata nell'ambito della strategia interna, delle aree interne, supportata appunto dalla legge di stabilità del governo, ma soprattutto dal POR, dal programma operativo regionale 2014-2020, che ha sostenuto, che ha finanziato la ciclovia pedemontana del Matese nell'area pilota matese, che percorre e attraverserà i 14 comuni che compongono quest'area, proprio con l'idea di sviluppare, in qualche modo di incentivare, di offrire questa opportunità di conoscenza dei borghi attraversati, delle produzioni appunto enogastronomiche, ma anche di attività fisiche e salutistiche che sono appunto legate ai percorsi. Allo stato attuale, diciamo che è stato finanziato il progetto di fattibilità, ma è un progetto abbastanza ambizioso che rappresenterà sicuramente una forte presenza in Molise della ciclovia. Quindi l'obiettivo strategico, per concludere, di queste iniziative è proprio basato sulla consapevolezza che oggi il turista cerca, oggi più che mai, anche a seguito del Covid, cerca nuovi ambienti verdi, tranquilli, per distendersi, per gustare anche, diciamo, la qualità dell'aria, ma anche le produzioni enogastronomiche. E noi con queste iniziative vogliamo in qualche modo accompagnare per mano l'ospite in questa diciamo, la scoperta della terra di Molise, che è un grande borgo ricco di 136 tesori e bellezze. Grazie. Nicola, hai superato abbondantemente il tempo concesso, ma ne valeva la pena. Hai fatto un intervento veramente molto interessante. Io però ti voglio chiedere un'altra cosa prima di salutarti. Hai parlato molto bene dei percorsi della fede, di ciclovie, ma un turista che ama in particolare la cultura antica, c'è qualche testimonianza dei sanniti, della cultura sannita importante in territorio molisano? Due parole. Assolutamente, non basterebbero due parole, perché qui ci vorrebbe una trattazione, perché gran parte della regione Molise è la regione del Sannio sostanzialmente, quindi noi siamo sanniti e ci sono diverse testimonianze. In primis il teatro di Pietra Abbondante, che è una testimonianza di un teatro italico, ubicato a quota 1000 metri, quindi anche non facile replicabilità o comunque non si riscontra facilmente in territorio molisano, ma il nostro gioiello è la nostra testimonianza di eccellenza dell'epoca sannita. Bene, ringrazio molto del tuo intervento, veramente molto utile, e andando avanti, proseguendo, prego la regia di mandare in onda il video sulla transumanza. A te, regia. Thank you.
Nicola Pavone ci ha parlato di percorsi, approfondiamo il tema con Nicola Di Niro, che è il direttore di Moligal. Da oltre 2500 anni il tratturo rappresenta in Molise la via maestra per la transumanza delle greggi, ma anche un'espressione irripetibile di cultura ancestrale. Qual è oggi il suo grado d'attualità? A te la parola. Buongiorno, ringrazio tutti. Beh, quello che è passato nel filmato è una sintesi di quella che è l'ultima transumanza in Europa di tipo orizzontale sui tratturi. I trattori interessano praticamente sei regioni, sette, con gli ultimi studi che abbiamo fatto del sud, quindi Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Campania e Lazio. E su questa rete rimane ancora questa transumanza che la famiglia Colantuono fa da oltre 200 anni. Diciamo che un percorso di 200 chilometri interessa due regioni e tre province. Si parte da San Marco in Lamis e si viene su sui tre tratturi principali, il Celano Foggia, il Lucera Castel di Sangro e una parte dell'Aquila Foggia. Abbiamo un piccolo tratto che rappresenta l'unico braccio interamente fruibile, che è il Centocelle Cortile, che li collega un po' tutti e tre. E quindi su questo asse abbiamo avviato da 15 anni tutta un'attività di studio, perché oggi, in maniera molto, come dire, importante, questi percorsi rappresentano innanzitutto la possibilità di utilizzarli come multipista, per cui il trekking a piedi, il cavallo e la bicicletta vanno benissimo così per come sono, andrebbero solo sistemati alcuni attraversamenti. E in altri punti i tratturi raggiungono dei borghi che diversamente non sono conosciuti al grande mondo del turismo, ma che invece rappresentano una importanza unica sotto questo aspetto, perché Altilia, che è la città storica di Sepino e dell'antica Roma, è attraversata appunto da un tratturo, quindi si entra sul Pescasseroli di Candela dalla porta Benevento e si esce alla porta Boiano, quindi attraversando per intero questa meravigliosa cittadina. Sopra a Sepino c'è un'altra risorsa molto importante, sono le masserie parenti, dove si fermavano durante la transumanza i pastori, e col tempo hanno creato un villaggio tutto in pietra, completamente abbandonato, che è nel disegno di recupero che stiamo portando avanti con il Ministero dell'Ambiente. Dopo la candidatura all'UNESCO, quindi dopo questo traguardo che per noi non rappresenta sicuramente un punto d'arrivo, è certamente il punto di partenza, abbiamo avviato un progetto di valorizzazione sempre con lo stesso partenariato e con l'aggiunta del partenariato internazionale, perché con Francia e Spagna intendiamo recuperare questi cammini che vengono su da Cammini Santiago di Compostela e arrivano fino a giù a Gravina, quindi nella Puglia salentina, per dare una unicità di percorso e di turismo innovativo, proprio per valorizzare non solo proprio il percorso pastorale, ma per mettere in evidenza quello che anticamente è stato un sistema socio-economico di grande importanza. Basta pensare che Foggia, che è il reticolo e il centro di tutti i tratturi, rappresentava la seconda capitale del regno borbonico per montante finanziario che i pastori riuscivano a muovere in tutto questa attività di transumanza. La cosa importante per noi molisani è che una volta Abruzzo e Molise, quindi meno conosciuti, però abbiamo la maggior parte dei tratturi percorribili, perché mentre l'Abruzzo rimangono i punti di partenza, in Puglia rimangono quelli di arrivo, il Molise erano tutti percorsi di transito. Quindi la maggior parte dei tratturi sono ancora tenuti in ottimo stato
andrebbero un attimo regolamentati e recuperati, tenendo presente che comunque è demanio pubblico. Quindi ancora a maggior ragione vanno recuperati questi percorsi. Ultimo, ma non ultimo, l'aspetto ambientale. Tutti i trattori collegano la maggior parte dei parchi in queste sei regioni. E quindi con il Ministero dell'Ambiente abbiamo avviato questo progetto pilota che dovrebbe portare a un primo esperimento alla fine di quest'anno, con un master plan già predisposto sul l'asse che dal Parco Nazionale Abruzzo raggiunge il Parco Nazionale del Gargano. È l'ambizione di noi molisani come capofila di questo partenariato e di portare avanti anche quello che dovrebbe diventare nella prossima programmazione un PON nazionale proprio legato a questo aspetto, un PON interregionale che poi si va a collocare in quella più ampia programmazione europea che sarà quella del 21-28. In tutto questo la rete dei pastori ha creato anche una, come dire, una ottima rete di prodotti particolari, molto particolari: caciocavallo podolico, manteca, trecce, mozzarella e chi più ne ha più ne mette a livello di formaggi, ma delle carni di animali che vivono lo stato brado 365 giorni all'anno, che sono di altissima qualità, tipo la podolica e tipo alcuni nuovi incroci che stanno utilizzando bovini marchigiani e bovini piemontesi. Bene. Questo è un po' lo scenario generale ed ecco perché questo discorso oggi è più attuale che mai. Bene, ti ringrazio Nicola per il tuo intervento che in qualche modo ci ha fatto aprire, ci ha fatto capire uno spaccato nuovo della Molise. Rimanendo sempre in tema di enogastronomia, che è un'altra grande potenzialità e valore della regione Molise, con Pasquale Di Lena, esperto di enogastronomia, chiedo: il Molise è una regione con un ricco paniere enogastronomico. Quali sono le principali eccellenze che il turista può trovare, partendo dal tartufo bianco, il caciocavallo, la ventricina, l'olio? Per la parola. Ma per assaggiare tutto quello che il Molise ha, il turista deve prenotarsi per un bel po' di tempo, un po' di giorni. E soprattutto, visto che si è parlato di tratture, di vie, di cammini e anche di ciclovie, ha bisogno di un turista che cammina, fa i passi lenti, perché un territorio, anche se piccolo, di 4.400 km2, qual è il Molise, la seconda, la regione più piccola dopo la Val d'Aosta, è però una regione che dai monti al mare offre una varietà di cose, con un territorio straricco di testimoni quali sono le eccellenze. Solo la patia un po' dei molisani non hanno permesso di avere più DOP e più indicazioni geografiche, più DOP IGP, visto che ci sono 159 prodotti dei 5.000 censiti in Italia che sono prodotti tradizionali, cioè accertati, codificati da almeno 25 anni, per esempio. Ma anche il pomodoro di Montagono, oltre in questo elenco, quello che citava la Presidente della Legambiente, che è un pomodoro eccezionale, ma mancano anche altri prodotti, altre specialità di questa regione, che va dal frumento, dai cereali, fino al vino, all'olio, per arrivare anche ai biscotti e anche ai dolci. E non ultimo, il Molise si pregia anche di due poncio, dei liquori. Allora io faccio così, per utilizzare questi tre minuti, per una corsa, ecco, mi sono tracciato un trattore ideale che va dai 1.000 metri e più di Monte Santa Croce, che sono dietro le montagne che coprono il Venafro, dove hai le pendici di questo
di questo mondo ci sta un paesino, un paesetto di 170 anime abitate, che è Conca Casale, che è Conca Casale, che ha una preziosità che si chiama la Signora di Conca Casale, che è un salume. Poi finiremo questo viaggio da Conca Casale, lo termineremo, e non a caso, a Montenere di Bisaccio, cioè nella valle del Trignone, sul mare, dove c'è la Venticina. Salumi che sono lontani, ma che poi, alla fine, voglio dire, hanno una peculiarità quasi comune, nel senso di tutti i salumi sono, come si sa, anche questi qui vengono marinati, stanno di finocchietto selvatico come il Conca Casale, oppure di semi di finocchio come la Ventricina, oppure di arance, di bucce di arance, di limone, succo, eccetera, eccetera. Cioè sono saporiti, fondamentalmente saporiti, e anche interessanti a vedere perché sono appetitosi. Appena uno taglia questo salume di Conca Casale, perché la signora? Perché le signore è una tradizione che si tramanda da secoli, e veniva la ricetta, era mandata proprio portata avanti da alcune signore di questo piccolo centro che confina con il Lazio. E questo, ecco perché è stato dato questo nome. Io poi salto, scendo verso Venafro, ma non ne parlo perché c'è il grande presidente Emilio Pesino che parlerà di questa unicum, di questa eccezionale realtà che è il Parco Regionale Storico dell'Olivo, e che è unica al mondo, un parco dedicato all'olivo, unica al mondo, e di cui io sono molto orgoglioso. E poi si scende questo trattore ideale per arrivare alla cipolla di Isernia, per esempio, una cipolla straordinaria che arriva anche a pesare 300 grammi, e questo è un bulbo un po' schiacciato che dà, per esempio, una fiera viene fatta nel giorno di San Pietro e Paolo, tant'è che si chiama la cipolla anche di San Pietro, ed è una cipolla che, come questa cipolla, così altri prodotti, danno quasi sempre, sono abbinati a delle feste, quindi a delle tradizioni. Scusa, poi, Pasquale, scusa, sì. Questa cipolla è bianca, dorata o rossa? È bianca, un po' schiacciata, ripeto che pesa anche, può pesare anche fino a 300 grammi. Gentilmente puoi ripetere il nome di quella salume, la signora di, perché non si è sentito bene. La signora di Conca Casale. Conca Casale. Sì, che è in provincia di Isernia. Siamo a Isernia, sulla destra abbiamo l'inizio del Matese, andiamo avanti per poter parlare, diciamo, io ripeto, lascio a Pesino il discorso dell'olio, certo. Soprattutto ti voglio chiedere due cose prima di chiudere il collegamento con te, visto che sei un vero conoscitore delle eccellenze enogastronomiche del Molise. Alcuni amici mi hanno parlato di questi maccheroni crioli. Mi vuoi dire, ci riconosci naturalmente, due parole per favore? In dialetto si dice curiole, ma comunque voglio dire sono spaghettoni, nel senso che è come nella Valdichiana, no? Ci sono una forma di pasta tipo spaghettone, una cosa così. Ah, ho capito. E curiole erano il laccio dello scarpone di un tempo, perciò si chiamano, hanno questo nome. Come vengono combinati così, diciamo, andando avanti, noi ci troviamo di fronte anche a questo patrimonio arrivato non da molto, ma che è importante, che sono i vini da una parte, sono quattro denominazioni di origine, due IGT, ma soprattutto c'è questo grande vino che è la Tintile, che è tutto molisano. Un vino corposo, sostanzioso, un vino che sta dando al Molise un onore, perché dovunque va, dovunque partecipa ai vari concorsi vince. E quindi sta rivalutando l'insieme della viticoltura molisana, con una peculiarità che la Tintilia, proprio per una questione di abbandono delle aree interne, nel momento in cui è stata data nel disciplinare il limite di 200 metri sul livello del mare,
Oggi la tintivia si espande lungo, all'interno del Molise, è ritornata all'interno del Molise e sta arricchendo di vigne il paesaggio, di nuovo di vigne il paesaggio molisano. Il Molise era la più grande e la più estesa provincia vitivinicola del regno del Campano, della Campania, del regno di Napoli. E poi andiamo avanti con il vino. Volevo ricordare che Mondragono è anche la patria di un moscato particolare, forse il primo moscato che si prodotto in Italia. E poi c'è una bellissima, non solo deliziosa, gustosa treccia di Santa Croce di Magliano. Questa treccia è una treccia, un metro lungo per 20 centimetri, che serviva da bardatura dei cavalieri durante la festa della Madonna dell'Incoronata, che è l'ultima sabato d'aprile, si dice a Santa Croce, e questa treccia è una pasta sfilacciata che poi viene appunto questi cordoni intrecciata e che dà il senso quasi di un ricamo, ma non solo è bella, è anche saporita, è buona. A Gio ancora è una cosa a quale io tengo particolarmente, perché è una cosa grandiosa non sfruttata come dovrebbe essere sfruttata, è questo boccone di vino che si chiama la Pampanella di San Martino in Pensilis, che è un maiale di 90-100 kg che viene una volta ammazzato, viene messo marinato con tutta una serie di odore, aglio soprattutto e peperone, e poi infornato, si vede questi bocconi rossi che sono appetitosissimi, e questo è unico. Il Pampanella di San Martino è solo la Pampanella di San Martino, nel senso che potrebbe essere una denominazione di origine che riguarda soltanto il territorio molisano. Dentro questo sì, prego. Ci hai fatto venire l'acquolina in bocca con tutte queste cose che Però siete voi cattive che avete messo a mezzogiorno il mio intervento, perché se lo mettevate alle 10. Allora, però siamo nella patria della gentile di Larino, che dopo la urina è l'olivo più diffuso, ma anche una varietà e un tipo di olio molto particolare per la sua delicatezza, ma tutti gli oli molisani sono delicati. Bene. Non sono un fruttato intenso, massimo sono un fruttato medio. E questa gentile di Larino è anche, siamo nella patria delle città dell'olio, quindi Larino è la capitale delle città dell'olio, perché è nata l'associazione qui nel 94, ed è la varietà delle 19 che il Molise ha la più diffusa. Un terzo degli oliveti molisani sono caratterizzati da gentile. Ma dell'olivo ne parliamo dopo. Vuoi che smetta? Abbiamo avuto un bel intervento. No, visto che stiamo arrivando al mare, siamo già sul mare. Finisci. Volevo citare anche un'altra peculiarità del mare, perché il mare qui da noi è molto prezioso, soprattutto per la bontà del pesce, ed è il brodetto di pesce alla Termolese, di Tornola, però, che è codificato già. E poi Tornola, che è una un piccolo caseggiato di fronte alla cattedrale di Termo, dove abitavano i pescatori che facevano quest'anno inventato questo brodetto, che è molto delizioso e saporito. E poi di che cosa ancora abbiamo detto, che finiamo tutto questo percorso con l'altro prezioso salume, che è questa ventricina, che io chiamo e mi piace definire il salame che si taglia, non si taglia ma si scava, perché una volta ventricina da ventre veniva insaccato in questo ventre, oggi nella vesciga, era utilizzata soprattutto nei lavori in campagna durante la mietitura e la tagliatura, e sull'aia dove ci stavano gli operai ognuno aveva il suo coltello, si tagliava questo salame e si scavava per mangiare qualcosa. Bello. Ti ringrazio per questo contributo veramente interessante, direi anche appetitoso. E andiamo avanti perché i tempi sono un pochettino stretti. Ti ringrazio ancora per il tuo intervento
e pregavo la regia di mandare in onda il video relativo al Parco dell'Ulivo di Venafro. A te, regia. Dopo questo bel video che ci ha offerto uno spaccato reale del folklore molisano, della feste nelle feste, tutto quanto è quello che è il pianeta che gira attorno all'Ulivo di Venafro, chiedo a Emilio Presino, presidente del Parco regionale dell'Ulivo di Venafro. L'olio extravergine d'oliva è uno dei protagonisti del paniere alimentare molisano. Basti pensare al Parco dell'Ulivo di Venafro, appunto. Quali sono i punti di forza di questa eccellenza regionale, assai apprezzata per qualità intrinseca e ampiezza gustativa? A lei la parola. Sì, grazie dell'invito innanzitutto. Ma certamente l'olio molisano è apprezzato grazie a molti sforzi che sono stati fatti nei periodi recenti, soprattutto anche dall'ASAP, dalla Sala Panel di Larino, proprio per professare una maggiore qualità e professionalità da parte delle aziende coinvolte. Come diceva Pasquale Vilene, che è stato il fondatore di quella straordinaria associazione che oggi è l'Associazione Nazionale Città dell'Olio, Larino ha una primizia e il territorio molisano ha una primizia, che è quella di aver fondato appunto questa associazione che racchiude centinaia di comuni ed enti sotto un unico comune denominatore, che non è solo l'olio, ma è l'olivo e soprattutto la cultura, oltre che la cultura, che è tutta intorno a questo straordinario albero mitologico. È chiaro che il serbatoio della produzione di olio del Molise e il Basso Molise, con un paesaggio straordinario che è quello appunto tra Larino e Colle Torto. Ci sono 13.000 ettari almeno coltivati nel Molise, una serie di varietà autoctone di grande valore, la urina di Venafro, la gentile di Larino, la urina nera di Colle Torto. Ovviamente la provincia di Isernia è leggermente diversa, se vogliamo, ha un'attitudine molto storica e soprattutto che riguarda la parte di Venafro, dove gli olivi di Venafro in effetti hanno una tradizione storica incommensurabile, anche perché è il luogo, quello del parco, più citato dalle fonti storiche antiche, e non c'è alcun luogo, diciamo, coltivato d'olivo che possa godere di citazioni letterarie come quelle degli antichi autori latini, da Orazio a Plinio il Vecchio, Marziale, Giovenale e tanti altri. Basti pensare che Catone il Censore aveva in loco una grande azienda, diciamo,
un'annessa frantoia, e a Venafro ha legiferato la cosiddetta legge sulla vendita delle olive. Addirittura il Plinio il Vecchio parlò della prima certificazione di olio della storia, mettendo l'olio di Venafro al primo posto, seguito da quello dell'Istria e della Betica in Spagna. Ovviamente questa storia va riscritta in termini moderni, e questa è la funzione del Parco regionale di Venafro. E questa diciamo descrizione, se vogliamo, viene portata avanti in stretto contatto con l'Associazione Nazionale Città dell'Olio, con la quale abbiamo, dopo un inter complesso, abbiamo fatto iscrivere il paesaggio del Parco regionale dell'Olio di Venafro nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici, un registro, un elenco di elite paesaggi nazionali che è gestito dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali. In pratica di cosa si tratta? Si tratta di tutelare, valorizzare al meglio, attraverso la vocazionalità multipla di questi territori, che non è solo la produzione di olio, ma sono anche la storia che si abbina alla qualità del prodotto, oltre a peculiarità turistiche e archeologiche che sono insite in questo parco. Si tratta di tutelare questi ambienti in Italia, grazie a questo registro, che sono destinati altrimenti all'abbandono. Vanno tutelati allo stesso modo di cui si tutela un bene archeologico, architettonico, perché tra poco non ce li ritroveremo più. Sono un segno intangibile del nostro passato, del territorio, spesso impermeabile ad alcune fonti di finanziamento, perché spesso è un'olivicoltura, quella nostra, solamente di tipo spesso familiare, con difficoltà appunto all'accesso di vari finanziamenti, PSR e quant'altro. Stiamo quindi lavorando su questi temi e speriamo che la Regione Molise, insomma, comprenda appieno che questa realtà non ha un riferimento locale, regionale, ma anche un riferimento nazionale, proprio per la presenza di questo registro, dove siamo accomunati ad aree di straordinario interesse. Cito solo per esempio i terrazzamenti di Amalfi, Pietra di Pantelleria. Al momento sono solo 13 paesaggi riconosciuti, che per fortuna adesso aumenteranno, così determinando un aumento, una massa critica maggiore del peso anche politico per questi paesaggi, anche per ottenere ciò che è necessario per la loro valorizzazione. Ringrazio Pesino per il suo intervento, dove è emerso che questo parco è uno straordinario mix di cultura, ma anche di impegno di produzione, perché poi l'ulivo è una pianta da reddito, sai, importante per l'economia regionale. Niente, la ringrazio e passiamo a Mauro Bonello, responsabile marketing di Molise Food. Mauro, il Molise vanta grandi tradizioni in campo agroalimentare, con una fitta rete di piccoli produttori che hanno fatto di qualità e naturalità i principali valori da mettere in campo, in un mercato sempre più globale. Qual è la formula per garantire nuove prospettive a queste produzioni di alto livello? A te la parola. Buongiorno, intanto grazie per l'invito, vi saluto dalla Spagna, dove stiamo aprendo un nuovo punto, Spagna di cui si è parlato parecchio durante questa conversazione. La formula per accompagnare le microimprese d'eccellenza molisane verso il successo è quella, sicuramente, secondo il nostro punto di vista, dell'internazionalizzazione. Internazionalizzazione, permettetemi lo scherzo, verso innanzitutto le altre regioni del paese e poi verso quello che è l'Europa e gli altri continenti. In che modo Molise Food può aiutare gli imprenditori che, come diceva la dottoressa Cardarelli, vanno spronati, perché hanno la tendenza a lavorare in maniera un po' individuale, essendo spesso famiglie, aziende a conduzione familiare. In che modo stiamo lavorando? Stiamo lavorando su due fronti. Uno è con la fondazione Quid Novi, che della quale sono presidente. Abbiamo creato un marchio che è Molise Food e stiamo iniziando ad aprire punti vendita di prodotti d'eccellenza molisana.
i prodotti di eccellenza che abbiamo sentito nominare durante tutta questa conversazione, dal caciocavallo podolico alle manteche, ai salumi, alla tintiglia, che tra l'altro ha connessione con la tintigna qui in Spagna. Stiamo aprendo un negozio a Siviglia, ne abbiamo già aperti due a Roma, uno in apertura. Ci sono degli accordi su Milano e Lugano per delle nuove aperture, se ne aprirà uno in Cina a Chengdu ad ottobre e così via. Stiamo lavorando in questa direzione. Poi un'altra cosa molto interessante che stiamo facendo è quella di tessere connessioni con altri paesi, con rappresentanti di altri paesi. Tant'è vero che grazie a questa attività di lavoro fatta con la Fondazione Quidnovi e la Fondazione Gemella, che è la Fondazione Italo-Cinese, abbiamo ottenuto che a Hangzhou stanziassero 1 milione di euro per invitare a costo zero, quindi senza nessuna spesa, 50 imprese molisane che ad aprile avranno la possibilità di partecipare alla prima fiera enogastronomica e culturale molisana di Hangzhou. Questo è un traguardo molto importante perché le aziende molisane, come abbiamo detto prima, sono microimprese, spesso non hanno un catalogo, spesso non hanno le immagini dei loro prodotti, perché si dedicano a dare tutta l'eccellenza di cui sono capaci al loro prodotto e quindi dimenticano spesso le attività di marketing piuttosto che le attività di relazione, e noi cerchiamo di accompagnarli in questo loro percorso facendo tutta quella parte che in questo momento a loro ancora manca. Ma direi che quello che ci hai raccontato è estremamente interessante, in particolare per quanto riguarda questa vetrina che voi come Molise Food aprite sulle eccellenze regionali nel mondo, in pratica, se ho capito bene, perché andate dalla Cina al mercato interno, però insomma l'orizzonte è estremamente ampio. Sì, la peculiarità di questo lavoro è il fatto che, come si dice in programmazione neurolinguistica, la mappa non è il territorio, no? Spesso si fanno grandi progetti, ma poi quando ci si arriva a sporcare le mani, quando si arriva a cercare di proporre il prodotto italiano d'eccellenza all'estero, non è facile. Quindi bisogna creare delle relazioni su tutta la filiera, perché è difficile fare i trasporti, è difficile fare magazzino, fare distribuzione. Quindi noi investiamo, non abbiamo in questo momento nessun aiuto da parte né della regione né delle istituzioni, quindi investiamo di tasca nostra per far crescere tutto questo. Forti di questa esperienza e coscienti di quello che stavo dicendo prima, stiamo infatti creando una rete di sviluppo insieme a diversi comuni molisani per andare ad intercettare i fondi europei, per dare ancora più una mano ancora più importante a questi imprenditori, perché possano crescere, possano cominciare ad affacciarsi al mondo di una vendita reale piuttosto che a chilometri zero, come purtroppo al momento ancora stanno facendo. Hai citato la tintiglia, hai citato altri prodotti, ce n'è uno in particolare che a tuo giudizio sta riscuotendo particolare interesse sui mercati, sul mercato globale, sul moderno mercato? Beh, per quanto riguarda il Molise, ovviamente tutto quello che è il caciocavallo è uno dei prodotti più richiesti, perché è anche uno dei prodotti per cui siamo più conosciuti al mondo, ma io credo che il passaporto vero del Molise sia l'assaggio, perché una volta che facciamo assaggiare i prodotti rimangono tutti a bocca aperta, quindi ci sono alcuni che sono più noti di altri, ma quando li fai assaggiare poi c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Quindi è la qualità, secondo te, la carta vincente, diciamo così? È la qualità, perché noi una delle difficoltà che abbiamo riscontrato è l'impossibilità di vendere nella grande distribuzione organizzata, perché i produttori hanno una produzione limitata ed è questo che determina la qualità, perché c'è la cura del prodotto, c'è il numero ridotto di prodotti realizzati e quindi questo è il fattore determinante per la qualità totale. Bene, ti ringrazio per queste belle parole, queste cose, questo spaccato che ci hai fatto vivere del Molise. Ringrazio il nostro ultimo ospite e vi ricordo che è possibile contribuire direttamente alla campagna di valorizzazione dell'Appennino partecipando al contest Batti il cuore d'Italia, pubblicando su Instagram immagini che raccontano la bellezza di un paesaggio, di un borgo,
di una tradizione o di una ricetta tipica di questi luoghi. Le immagini più votate saranno in mostra a Cibo So Good e le più belle, selezionate da una giuria, riceveranno un premio speciale. Vi rammento infine che la prossima puntata, in diretta giovedì 10 settembre, sempre alle ore 11, sarà dedicata all'Appennino Campano e avrà titolo Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diana e Alburni e i Monti del Matese offrono uno straordinario spaccato di biodiversità dalle aree marine protette alle vette appenniniche. Siamo in Campania, ricche di prodotti artigianali e di un irresistibile paniere di specialità agroalimentari. Nell'augurarvi buona giornata, vi auguro anche buone vacanze e ci vediamo a settembre. Io riparto da qui. Buona giornata a tutti.